Buonasera, va oggi in onda la prima puntata di Scienza, Sport e Spettacolo, questo spazio offerto dall'Endurance Center di Pontetaro di Parma, e avremo numerosi ospiti questa sera che ci parleranno delle varie attività professionali che ci offre questo centro. Abbiamo con noi Daniele Zamichelli, che è il direttore del centro di Parma. Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo qui a questa nostra prima puntata. Un po' di emozione ci prende, anche il nostro Daniele sicuramente un po' emozionato, perché anche la prima volta che cerca di presentare uno spettacolo. Daniele Colli, lo voglio presentare un po' a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Daniele Colli è un ciclista professionista, ha corso nella Liquigas, ha corso nella Lampre, ha corso nella Panaria, mi dimenticavo, ha corso nella Panaria con ottimi risultati. Da dilettante è stato uno dei più forti dilettanti della sua annata, ha vinto anche un Gran Premio Liberazione e adesso è qui con noi per darci una mano appunto a condurre questa trasmissione che nasce un po' sulla spinta appunto del centro, dell'Endurance Center, che ci ha dato questa idea, ma nasce soprattutto per cercare di spiegare un po' l'idea anche della nascita dell'Endurance Center, che è quella della professionalizzazione del mondo dello sport, perché vivendo e lavorando nel mondo dello sport da oltre 10 anni ci siamo resi conto che in effetti la professionalità è un po' assente, ci sono parecchie figure nello sport che non sono tra virgolette professionali, magari hanno molta esperienza, però mancano della formazione scientifica per poter esercitare al meglio il mestiere del manager o dell'allenatore dello sport. Passo a presentare i nostri ospiti di questa nostra prima puntata. Abbiamo il nostro odontotecnico Alberto Bologni. Mentre da Milano abbiamo l'amico, nonché giornalista, scrive sul Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, manager dello sport, organizza una bellissima manifestazione a Bergamo, una montagna di sport che appunto si occupa di tutti gli sport, se non sbaglio Pietro. Certo. E poi non di meno è l'addetto della comunicazione di Ivan Basso. Un applauso a Alberto. A Pietro Ilarietti. Continuo con la nostra presentazione. L'atleta che adesso a Parma è uno degli atleti più importanti, è stato anche premiato come atleta del mese, continua a superare record su record con le sue prestazioni, Francesco Del Piano. E con noi per la parte scientifica questa sera abbiamo il dottor Filippo Santi, che ci presenterà appunto una visita di biomeccanica e ci spiegherà sui problemi delle tecnopatologie. Voglio inoltre ricordare appunto che la trasmissione, come dal titolo, Sport, Scienza e Spettacolo, appunto si occuperà di sport e quindi tutte le volte avrà l'ospite di rilievo, come questa sera è il nostro Francesco, avrà il medico di turno che spiegherà una delle cose importanti per cercare di migliorare le prestazioni sportive e poi come spettacolo appunto avremo sempre qualcuno che si occuperà che si occupa di spettacolo ma che fa anche sport. Sul discorso appunto della professionalizzazione del mondo dello sport, io inizierei appunto a aprire questa cosa importante, questo discorso importante con appunto l'amico Pietro Ilarietti. Daniele, ti ringrazio. Per quello che riguarda il discorso professionalizzazione del mondo dello sport, posso portare la mia esperienza. Io ad esempio da appassionato di sport a un certo punto ho voluto, dopo aver avuto un passato da atleta, ho voluto rimettermi un pochino in gioco, però ovviamente l'atleta non lo potevo più fare, non avevo tali competenze tecniche per essere, che ne so, un
un allenatore e quindi ho capito che potevo magari anche sulla base del mio percorso scolastico pensare di fare qualcosa a livello manageriale o dirigenziale. E per questo motivo, dopo essermi laureato, ho deciso di intraprendere un master in management dello sport, quindi un master specifico per questo settore. Devo dire che è stato un percorso interessante, bello, affascinante, ricco di sorprese e anche a volte di delusioni, perché ho sempre visto il mondo dello sport come qualcosa di grande, organizzato, insomma, tutto dall'esterno, no? Poi inizi a viverlo un pochino e ti accorgi che anche lo sport ad alto livello a volte non è così professionale come uno crede. Personalmente ho notato che professionalizzare lo sport, si va verso una professionalizzazione dello sport, ma non ci si è ancora arrivati. Infatti, quando si parla di professionalizzazione si può, secondo me, guardare sotto tre punti di vista. C'è la professionalizzazione in quello che è l'organizzazione dello sport, e qua parlo magari di eventi, quindi organizzare un evento deve essere fatto in modo professionale, perché se tu organizzi un evento che non è fatto in modo professionale, chi ci viene innanzitutto rimane deluso, ti fa una cattiva pubblicità e quindi vai incontro a brutte sorprese. Organizzare un evento dal punto di vista sportivo e non, comunque in genere, è molto complesso, ci vuole una macchina ben rodata, quindi al giorno d'oggi non esistono più quei manager tuttofare che... Perché anche credo che sia giusto così, visto, certo. Visto anche il discorso appunto... che il mondo sta cambiando in tutti i sensi e deve cambiare anche nel mondo dello sport, certo. È giusto che ogni figura faccia la sua parte. Insomma. Da questo punto di vista potrei dirti che ogni figura si deve fare la sua parte, altrimenti quello che è il dirigente rischia di creare un imbuto o comunque un collo di bottiglia all'interno della sua struttura. Importante è delegare alle persone giuste, però un consiglio che do a chi si avvicina al mondo dello sport, ad esempio, è non... nemmeno iper specializzarsi, perché se uno diventa un bravo, non lo so, addetto stampa, però poi non capisce cosa fa l'altra parte della struttura, cioè è bene che uno faccia tante esperienze, costruisca un bel bagaglio solido e poi dopo magari in seguito si specializza. Sempre nel discorso professionalizzazione andiamo incontro, e qui è una cosa quasi simile a quella che ho detto prima, però ci sono alcune differenziazioni anche alla professionalizzazione delle figure, ad esempio all'interno dei team. Quindi adesso come adesso, all'interno degli stessi team ci sono figure che una volta non esistevano. C'è il responsabile del marketing, c'è il responsabile della stampa, c'è il responsabile della logistica, perché poi le strutture, soprattutto quelle serie, quelle grosse, stanno diventando sempre più complesse. Se noi calcoliamo che al giorno d'oggi una squadra sportiva, un gruppo sportivo di alto livello può avere al suo interno 60 persone stipendiate, quindi un'azienda vera e propria. È proprio questo il motivo, perché certo. Oramai comunque anche nello sport sono aziende, il discorso della professionalizzazione deve andare verso quel senso proprio perché sono assolutamente aziende. Un'altra cosa da tenere conto, che secondo me è molto importante, che a volte molti ancora non capiscono, è che quando si hanno queste aziende e hai la fortuna di trovare un grosso sponsor, lo sponsor non è solo quello che ti dà i soldi. Crei una struttura grossa che vende un prodotto e questo prodotto deve essere veicolato nel migliore dei modi, perché altrimenti se non sei bravo a veicolare questo messaggio, l'investimento, perché di investimento si tratta, dato che al giorno d'oggi vengono a mancare, sono sempre meno i famosi magnati che ti danno i soldi solo per passione, ma anche giustamente, perché se uno ti dà è giusto che veda anche i frutti del suo lavoro, quindi ci si deve organizzare, è diventato molto importante l'aspetto marketing, quindi riuscire a vendere nel migliore dei modi questo servizio che tu dai, devi riuscire ad avere un'adeguata visibilità, perché se non hai la visibilità al giorno d'oggi vanifichi un investimento, e è un circolo virtuoso che poi si autoalimenta.
Bene, dopo questa introduzione sicuramente molto dotta e sicuramente preparata, perché il tuo percorso di studi ti ha sicuramente certo. aperto verso questo discorso che sì. sicuramente ha un senso ed è molto importante, sono pienamente sì. d'accordo se con te. Se posso concluderti brevissimamente, sì. questo discorso, è poi un discorso a catena, si conclude vorrei dire che poi è cambiata anche la figura dell'atleta stesso. L'atleta stesso oggi non può più solo pensare a fare il calciatore o a fare solo il ciclista o a fare il pallavolista, ma deve essere attento, molto più attento alla gestione del suo personaggio, perché alla fine, oltre alla squadra, c'è anche la gestione del personaggio. Certo, no, ma infatti ti ringrazio molto per questo intervento, perché comunque apre la discussione su una cosa molto importante, che è quella iniziale, che è quella appunto del marketing, ma la professionalizzazione che parte da lì, perché poi da lì è dove arrivano i soldi per poter poi fare la squadra, va anche rivolta verso le figure di preparazione, verso le figure che poi gestiscono direttamente la squadra, che sono i direttori sportivi, che sono i preparatori atletici, no? Figure che ancora il preparatore atletico, tanto per fare un esempio, non esiste come figura riconosciuta a livello scientifico, cioè non esiste una laurea o qualcosa del genere. Intanto c'è un problema, perché l'università sta sfornando scienze motorie in numeri altissimi e poi dopo non gli sa dare la loro locazione. Io direi che uno degli sviluppi che potrebbe avere appunto le scienze motorie è quello di entrare nel mondo dello sport a fare il professionista, perché questo credo che sia uno dei problemi maggiori. Lo potrebbe dire magari Daniele, perché nel suo passato ha avuto degli infortuni e secondo me è andato accozzato proprio contro questi tipi di problemi. Sì, purtroppo 2 o 3 anni fa, come diceva Daniele, ho avuto diversi problemi di infiammazioni tendini dovuti a una postura sicuramente sbagliata, però purtroppo, come dicevamo anche prima, la gestione è un po' strana, perché quando un atleta ha dei problemi non può essere abbandonato a se stesso, ma va sicuramente aiutato e cercare di venirne fuori, anche perché e qui stiamo è un'azienda, è come una macchina che purtroppo non produce, e non si può... Non può non produrre bene, e comunque se un corridore non è a posto, non lavora bene, non rende, purtroppo a fine anno, quando si fanno i conti con le squadre, qualcuno ci rimette e non si può fare nulla. Infatti, e poi qui stiamo parlando della Liquigas, cioè quindi una delle squadre più importanti del panorama internazionale, quindi una squadra super organizzata, al di fuori vista come è sicuramente quello che è, una squadra molto organizzata, che però... non è organizzata in tutte le cose, cioè mancata la professionalità sì, nella gestione di un infortunio di un atleta, tra l'altro, che voglio ricordare, passato come una delle maggiori speranze del ciclismo italiano, quindi cioè, non era passato come succede in tanti casi per amicizia o conoscenza, lui era passato professionista proprio perché aveva delle grosse capacità e delle speranze, lo aveva dimostrato nelle prime corse, ha fatto dei secondi posti dietro a dei super corridori e davanti a dei super velocisti, quindi la sua carriera si era aperta anche abbastanza bene, fermata da gravi infortuni non seguiti da chi lo avrebbe dovuto seguire, sì. Cioè questo è anche il discorso che... Mi sono ritrovato solo e alla fine continui a girare da un dottore all'altro, ma non ne vieni mai fuori, non capisci qual è il problema. Infatti da quando ho conosciuto il centro di Daniele, diciamo che sei seguito a 360 gradi e se veramente hai un problema si cerca la causa, diciamo. Soprattutto perché comunque c'è chi ci lavora che ha passione in quello che fa, sicuramente. Questa è una cosa importante. Purtroppo però sicuramente la cosa che manca, oltre a... certo, purtroppo sì. Davanti alla salute. Bene, quindi passiamo adesso, sempre sul discorso della professionalizzazione del mondo dello sport, a un atleta tutto nel vero senso della parola, e non come si pensa sempre che chi pratica sport disabili lo pratica perché non ha altro da fare, ma lo fa facendo uno sport e lo sta facendo tutti i sacrifici che servono per ottenere i risultati che sta ottenendo Francesco Del Piano. Sì, ti ringrazio Daniele prima di tutto per questa precisazione, perché credo che un momento in cui
in Italia sta accadendo qualcosa di veramente nuovo, forse l'ingresso di qualche anno fa di Luca Pancalli, che è vicepresidente del CONI, nonché presidente del Comitato Paralimpico, ha dato una reale svolta al mondo dello sport, nell'ambito chiaramente di atleti con delle disabilità fisiche. Le Paralimpiadi Invernali di Torino hanno raccontato non solo grandi emozioni per chi per la prima volta vedeva un disabile che appunto si affacciava allo sport ad alto livello, ma hanno raccontato anche di grandi prestazioni, quindi forse il primo, come dire, giro di boa è stato fatto nel mondo dei disabili, appunto come precisavi tu. Invece mi riallaccio appunto agli interventi che ho sentito in precedenza, raccontando un po' quella che è la mia personale esperienza, l'incontro con Daniele, con l'Endurance Center, nato un paio di mesi fa in maniera assolutamente casuale, anche se credo che poi il caso nella vita racconti sempre di qualcosa che stai cercando, no? Ci fu un incontro alcuni mesi fa appunto con un terapista che lavora presso l'Endurance Center, e da una chiacchiera venne fuori appunto una possibilità di un incontro con Daniele. Questo ci ha portato veramente a stringere un'amicizia. Prima di tutto un'amicizia, in qualche modo ho trovato qualcosa che non capivo se esisteva o meno, e ho scoperto che esisteva molto più vicino di quanto potessi anche immaginare, perché vivendo a Parma e allenandomi qua, avere l'opportunità di un riferimento così importante, così vicino, per me è stato veramente un secondo giro di boa, questo personale appunto, perché ho scoperto che al di là della mia passione, al di là delle capacità, al di là delle doti, al di là dell'allenamento in sé e dell'impegno, poi c'è qualcosa che in realtà è fondamentale, come dire, scoprire con chi opera all'interno del mondo sportivo in una veste di alta professionalità. Questo dall'ambito, come diceva prima Pietro, sia dall'ambito organizzativo della società, intesa in senso più ampio, fino al dettaglio del singolo terapista, di chi si occupa appunto della parte riabilitativa nel caso di un infortunio, come dicevi tu, piuttosto che il fisiatra, l'ortopedico o il nutrizionista e quant'altro, cioè in qualche modo quell'equipe. Mi viene sempre da pensare, ogni volta che entro all'Endurance Center, al gruppo degli uomini rossi della Ferrari che prendono la macchina in cura e che in pochi secondi la rimettono a posto per rientrare in pista, ed è quello che io sto iniziando a vivere con... veramente con grande soddisfazione dentro l'Endurance Center. Diciamo che ha stabilito diversi record, no? Ultimamente. Assolutamente. Personali, certo. Assolutamente, le sue prestazioni prima di venire da noi erano già eccezionali, sicuramente dopo sono migliorate moltissimo. Ora raccontaci anche un po' quelli che sono i tuoi risultati sportivi e quelle che sono le tue speranze, anche perché sappiamo benissimo qual è l'obiettivo finale, ma voglio che lo dica tu. Beh, il salto di qualità che c'è stato è stato veramente una presa in qualche modo, come dire, di consapevolezza del fatto che l'atleta, oltre tutti gli ingredienti di cui parlavo prima, comunque ha un limite, nel senso che non può capire esattamente come funziona la propria macchina, cioè la macchina corpo, che deve raggiungere una prestazione che non deve essere, come dire, misurata dai risultati, mi viene da dire casuali, ma devono essere parametri e risultati che in qualche modo a monte ti fanno scoprire quali sono le tue potenzialità. Credo che l'aspetto più importante per me in questo momento, appunto nel lavoro che stiamo facendo con Daniele e col suo staff, è proprio quello di scoprire che dei limiti di cui io ho ridotta, come dire, conoscenza, capacità di scoprire quali sono, in realtà possono essere in qualche modo in parte svelati, per capire che magari di fronte ad una situazione di scoraggiamento che a volte l'atleta deve vivere, c'è qualcosa che può ancora scoprire, e questo gli viene raccontato da chi lo affianca in un percorso dal punto di vista, mi viene da dire, proprio scientifico, non più tecnico, ma scientifico. Il comprendere che alcuni risultati vengono fuori da alcune scelte che stanno a monte della giornata della gara, per me è stato, come dire, scoprire una parte nuova del mondo dello sport, della prestazione. I prossimi obiettivi, dicevamo prima? I prossimi obiettivi è prendere un aereo domani mattina per andare ad Anversa, per una delle ultime, diciamo... Devo interrompere, scusatemi un attimo, andrei avanti dopo, andiamo avanti e diamo la parola alla pubblicità.